Let's play. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di ARK. Oggi è domenica e come ogni domenica esce un episodio di ARK. Vi voglio ricordare una cosa: per giocare e divertirvi con noi andate a leggere in descrizione, c'è il link per la chat di Telegram, quindi venite a trovarci lì dentro, c'è un gruppo di ormai 50 persone, dei pazzi scalmanati che scrivono a qualsiasi ora del giorno, della notte, un bordello, però è divertente. Quindi se non amate lo spam, non venite, perché ragazzi là si cazzeggia, ma non si spamma. Detto questo, che vi voglio raccontare una cosa: tutti i vostri nomi per i dinosauri che ci avete suggerito, molto fighi, molto belli, e c'è un problema. Un admin scemo ha fatto l'aggiornamento del server e ci ha cancellato tutti, e dico tutti, i dinosauri. Quindi ora siamo senza un cazzo di dinosauro. Spinosauri, tiritinosauri, argentavis, le scimmie. Abbiamo perso tutto. Abbiamo ricominciato praticamente da zero per i dinosauri. E quindi in questo video, ragazzi, andremo a ricatturarci un paio di argentavis e vorremmo prenderci due scimmie. Ma l'episodio va un po' diverso. Troviamo un personaggio che ci ha stuzzicato veramente tanto e ci ha incuriosito. Ma non voglio raccontarvi cosa succede. Guardatevi il video fino alla fine e buona visione. Ciao a tutti scuoli pesciolini. Oh mio Dio, porca di quella, che caspita sei, un orco utakai. Oh, mi fai male, deficiente. Lo sono visto arrivare di un botto. Comunque ragazzi, tutti i nostri dinosauri sono andati lontani. Guardate, non c'è più un cazzo, una pennevata ceppa. Maledetto admin, ti ammazza. Un giorno troveremo casa tua su questo server e ti ammazzeremo. E quindi ragazzi, in questo episodio siamo costretti nella ecco i peggio lag. Tuttora mi deve salvare ARK o il server. E questo che salta? Ma perché salti ancora? Devi perché scaricare? Devi scaricare adrenalina, fammi capire, guarda. Sembra un bambino, capito, che sta al primo giorno di spiaggia. Ok, va bene. Noi ragazzi ci andiamo a procurare due argentavis perché non possiamo fare una beneamata ceppa. E dopo catturiamo i fantastici bonobi. Ma vi ricordo una cosa molto importante. Vogliamo lanciare questa cosa. Noi cattureremo due scimmie. Speriamo di farcela. Cattureremo due scimmie. Va bene. Stiamo già andando a catturare gli argentavis. Però cattureremo due scimmie. E i primi due di voi che nei commenti scrivono hashtag bonobo. Bonobo. In pratica prendiamo il loro nickname. No, sei un coglione. Sei un deficiente, testa di minchia. Ok. I primi due che scrivono hashtag bonobo. Prenderemo i loro nomi e insomma li daremo ai bonobi e quindi porteremo voi sulle nostre spalle. Poi magari 10 col tuffo, 10 per i salti mortali e 10 per, l'urlo. Vai a cagare, testa di cazzo. Va bene ragazzi, questo mi sta facendo i dispetti mentre sto registrando, ma come ogni episodio di ARK. Che gli agentami stiano qui ancora perché hanno cambiato la mappa, quindi speriamo bene. Comunque ecco che guarda, qua non c'era tutta sta roba. Hanno cambiato tutta la mappa. Ecco perché tutti sti bug e sti casini della madonna. Rottacci loro. Sono cavalli quelli. Cavalli? Cosa? No, mamma. No, ma sì, insomma, mo. Va bene, ragazzi, andiamo a prendersi Argentavis e poi Bonobi. Argentavis! A tra poco. Andiamo a difendere i lupi contro gli Argentavis, contro i cosi. Vieni qua, Argentavis. Io devo prendere Argentavis, dannazione. Oh, cazzo! Ammazza sto lupo! Oh porca, ma che cazzata stiamo facendo? Perché stiamo facendo le minchiate? Cioè, vai, dormi. Maledetto Argentavis. Maledetto di un Argentavis. Oh, tu devi dormire, porca di quella. Oh, è morto? No, porca. Ah! Mazzami sto coso. Dannazione. Ok ragazzi, abbiamo fatto una mega minchiata. Abbiamo ucciso l'Argentavis, abbiamo ucciso il lupo. Però a questo punto ci abbiamo tanta carne. Esatto. Va bene, abbiamo la prime meat. Tantaro prime. Mettiamola nel pterodattilo, scusami.
Allora, Primate ce ne ho due io e... Boh, continuiamo così. Ce n'era un altro di livello 45 di là. Senti, andiamoci a piedi. Io ci vado a piedi. Secondo tentativo. Tu, Argentavis... Ma perché stai sparando con l'arco? Con la balestra? No, non sto sparando con la balestra. Sto sparando con il fucile. Vieni qua. Ah! Oh, cazzo! Dove c'è? Oh, beh, bello. Io mi metto il drop alla... Sì, sì, che se dobbiamo... Oh, cazzo! Però fa male sto coso, eh. E... non è una cosa... Forse non è molto saggio quello che sto facendo. Devo... Guarda! I peggio... Li sto evitando tutti gli attacchi. Beccati questo in faccia. Spero di non prendere il mammut che sta dietro. Hai i narcotici? Sì, ce li ho i narcotici. Comunque, ragazzi, ci siamo dai. Dovuti... sì, ce li ho. Ci siamo dovuti allontanare. Dai. Eh? Melli, dai, per favore. Ok. Ci siamo dovuti allontanare perché in pratica lì stavamo morendo di freddo e quindi beccati i narcotici. E quindi ci stavamo per morire. Poi hanno iniziato ad attaccarci lupi e altre merdate varie. Quindi ora siamo in lontananza. Stiamo controllando che non ci ammazzino l'Argentavis. Anche perché in questa zona prima non ce n'erano così tanti. Ora ci stanno veramente tanti Argentavis. Molto interessante. Ah, tieni la Prime Meat che ho trovato. Abbiamo trovato l'altra Prime Meat. Ce ne ho. Sempre quel pezzettino di merda di in basso della X. Mangiati un narcotico. Perché il narcotico? No, sto mangiando normale, mi sta ripristinando. Comunque, ragazzi, vorrei farvi notare la nostra grandissima fortuna. Mentre abbiamo addormentato l'Argentavis, il server dice che si deve restartare tra 15 minuti. Cioè, noi non è che siamo sculati di più, cioè le peggio sfighe. L'Argentavis è vivo! Arrivo a prenderlo! Il primo Argentavis è fatto, ragazzi! Ora aspettiamo il restart del server e catturiamo anche il secondo. Ok, ragazzi, quella testa di minchia di siete spacciati, cioè ha avuto un attimo di, come dire, di diarrea, però anziché cacare cacca ha lasciato cadere me, così ha schizzato me in giro e mi sono spiaccicato per terra e sono ovviamente morto. Non sei spiaccicato, vieni. Sono rimasto in piedi, cioè, sono morto in piedi, cioè non ci posso credere. Dove sto? Dove sto? Oh mio Dio, ma cos'è sta cosa? La statua di Mamet? No, mio Dio, ragazzi. Hashtag la statua di Ercole. Bellissima. No, questa è da screen. Aspetta, ci faccio la screen perché è troppo figa. Oh mio Dio, va bene. Oh mio Dio. Ma hai notato che abbiamo la barba? Visto. Va bene, comunque, ragazzi, il server si sta per resettare alla velocità della luce. E... io vi propongo, come al solito, scriveteci nei commenti, sperando... Ho preso l'altro tempo, sbaglio. Ok, lol. Spero che non ce li cancellino di nuovo i dinosauri. Scriveteci nei commenti che nomi dare a questi Argentavis. Ovviamente... L'Argentavis perché sta fermo? Ah, ok, te lo stai facendo seguire. Ok, noi aspettiamo il restart e ci vediamo tra poco. Chissà se Art mi lascerà giocare in pace, chi lo sa. E poi un giorno insieme ce ne andremo via di qua. Chissà se Art mi lascerà. Ragazzi, mi sa che abbiamo trovato uno dei dinosauri nuovi, il Baryonyx. Oh mio Dio, cos'è sta lucertola verde? Ma... ah, c'è un Fiomia. Pensavo fosse un Tricheco o un orso. Ma è bloccato quel coso, Lanfra? Può essere, non lo so, ma ho paura. E facciamo la cazzata. Dopo che abbiamo preso l'Argentavis, facciamo la cazzata. Facciamo la cazzata. Sì, dai, la facciamo. Tanto ci abbiamo un po' di Primate, ce l'abbiamo. E se si muove sto Argentavis di merda, proviamo a fare la cazzata dopo, ragazzi. Se non va via questo Baryonyx da sta zona qua, dovremmo riuscire a prenderlo. Non ho idea di che dinosauro sia. Ora mi vado ad informare sulla wiki, va? Scusate il tempo di merda per le riprese, ma abbiamo appena preso il secondo Argentavis, ragazzi, livello 104, appena tamato con un bel po' di carne di prima scelta. E vi chiedo sempre nei commenti, scriveteci la proposta per il secondo nome da dare all'altro Argentavis. Quindi il primo nome che ci propone, cioè proponeteci dei nomi, quei due nomi che ci piacciono di più li daremo ai due Argentavis che abbiamo catturato in questo video. Ora andiamo a catturare quel mostro verde, così sperando di riuscire a farcela e di non...
non morire malo malo. E se, ce la, se non ce la facciamo andremo a catturare i bonobi e continuiamo così, va? Ehi, stai zitto con sti tuoni. Ok, comincia la missione dinosauro sconosciuto della nuova versione 254 di Ark. Ah ragazzi, comunque in questa nuova versione hanno aggiunto, se non l'avete notato, la crescita di capelli e barba. Infatti siamo dei barboni maledetti, schifosi, pieni pieni di barba. Ti sei fermato? C'è un boa! C'è un boa! Porca di quella paletta! Un titano boa livello 125! Cazzo reagisci, uccello di merda, ma porca Ark, ma dannazione, il macello, picchia uccello, picchia, no scusa, uccidiamolo, magari ci dà della primate, oh cazzo, mi, non è che ci dà della primate, magari ci ammazza, titano boa di merda. Dannazione, maledetto dilofosauro scemo di merda, ma porca, non vedo un cazzo, dannazione. Sta attaccando te, aspetta, ti vengo a proteggere. Ecco, lo vedo. Maledetto. Schifo. Ah, vabbè, è di livello 10, ecco perché. Ok, ragazzi, sto catturando anche il dodo dorato, che finalmente l'abbiamo ritrovato. Ma mi sa che gli devo dare qualcosa da mangiare, se no non lo catturerò mai. Che cazzo ti do da mangiare? La carne la mangi, dodo? No, no, no. Le bacche. Le bacche. Aspetta che te le piglio un po' di bacche, dodo del cazzo. Dai, su, togliti di... Harvest. Ok, mangia ste due bacchette. Su, bello de zio. Oh bravo, sì, eccolo, preso. E questo lo chiamiamo The Golden Age. No, neanche questo, ragazzi, suggeriteci voi nei commenti, come sempre, come rinominare questo dodo. Io aspetto qui, tu portalo a casuccia, ciao, ciao, cioè, neanche che lo chiedi, va bene. Siamo d'accordo, va bene. È più importante di tutti. Certo, sì, io aspetto. Ragazzi, siamo riusciti ad andare via da quella dannata isola dei Titanoboa e stiamo ritornando. Che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il dinosauro verde che stava da qua. Non c'è andare però proprio in faccia. Cioè, ok, ora non lo prendiamo più, lo pterodattilo. Sta, lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Io lo vedo? Tu lo vedi? Sì, ma questo mi sa che... Aspetta, che mi faccio sentire il pterodattilo qua. No, ma questo è un altro, il Diplo... Caulus, ma questo è un altro, quello di prima era diverso. Dobbiamo cercare, da qualche parte stava qua, Mi ha visto, porca paletta lurida zozza. Quanto cazzo è veloce. No, ci muoio brutto. Ammazzalo. Lanfranco, sono morto brutto. Stordiscilo, fagli qualcosa. Raccontali una barzelletta. Dannazione. Quanto cazzo è veloce, senti, meglio che esco dall'acqua. Perché questo era un dinosauro acquatico, no? Oh, porca. No. Lanfra, portalo vicino alla terraferma. Portami, bravo. Portami vicino alla terraferma, che è meglio. Porca puttana, due colpi mi stordisce. No, nell'acqua. Di qua, giusto. Ma tu sei un genio. Scendi da quell'uccello di merda e aiutami. Allora, tu, baro schifo. Vieni qua. Oh cazzo, sei arrabbiato. Spero che non salga. No, non sale. Buono. Buona, questa cosa è molto buona. Lanfra, tu c'hai delle cose tranquillizzanti? No, scappa. Scappa. Sì, io mo come gliela racconto? È scappato. Ma no. Ma sei una merda. Ok, ragazzi, è veramente un dinosauro bastardissimo. No, Lanfra, aiutami. Lanfra, devi addormentarlo. Lanfranco, aiutami. Lanfra, che cazzo stai facendo? Lanfra! Oh, ma sei coglione! E fai qualcosa, di qualcosa! Dannazione, sto morendo di brutto! Non riesco a fare niente! Ma è veramente un dinosauro di merda! Che pezzo di merda! Non posso fare niente! Ma lo stai uccidendo, gli stai facendo qualcosa? Madonna mia! Che brutta esperienza! Mi ha distrutto tutto! Dove stai? No! No! Ancora! No! Dove sta? Ma muori! Ma buggati una volta, Ark! Porca miseria! No, non mi prendere! Oh, zitto! Dorme! Dorme! Ragazzi, dorme! Oh! Ok! Ok, lo stiamo prendendo! Madonna, quanto sei brutto!
Allora ragazzi, voi avete visto, cioè, le peggio cose, questo benedetto dinosauro che ora lo proviamo subito, sicuramente c'è anche una sella da craftare ma non sarà difficile, mangia solo pesce, quindi mentre siete spacciati, che nel momento in cui stava cercando di aiutarmi gli si è esploso il fucile, è successo il casino della Madonna, ovviamente. È esploso anche il dito nella realtà, gli sta sanguinando il dito, non so perché ragazzi, ecco perché forse non rispondeva. Comunque, mentre andavamo a prendere il pesce, ha sbagliato tasto ed è crollato e si è spiaccicato per terra dal suo pterodattilo, perché lui ce l'ha questa abitudine, vero? Siete spacciati, fa spiaccicare la gente. Maledetto. E insomma, sono riuscito ad andare a prendere il pesce e... Oh! Madonna, mortacci! Un australopiteco! Vaffanculo, stronzo. Ma quanto sei brutto con questi mutandoni bianchi e tutto nero con la barba e i capelli lunghi. Vabbè, insomma, ragazzi, siamo riusciti ad andare a prendere il pesce, siamo riusciti a recuperare la roba, quindi tutto a posto. Ora dovremo portarci sto coso a casa, che è veramente un bastardo. Però vi posso garantire che ora sarà molto molto utile per fare la prime fish. E la prime fish cioè viene utilizzata anche per il taming dei dinosauri carnivori tipo T-Rex, tipo Argentavis, perché comunque è una prime qualche cosa, no ragazzi? Cioè spero che valga, spero di non dir cazzate. E quegli istanti in cui catturi un Baryonyx e poi ti domandi: e come cazzo lo porto a casa, mo? Va bene, ragazzi, non ne ho idea. Ma tu sei molto bello, ragazzi. È veramente figo come dinosauro. Veramente figo. E c'era anche un altro... Non prendere! Aspetta! Ah, sì, ci segue. Ok, vai molto piano che ci facciamo seguire molto piano. No, piano, ho detto, porca di quella tozza! Comunque è velocissimo sto coso. Porca miseria. Siete spacciati? Tieni conto di un'altra cosa, che in quella zona lì c'era un altro dinosauro strano che è stato aggiunto in questo aggiornamento, che dovremmo catturare. L'hai visto? Era una specie di salamandra gigante. Questa è una specie di coccodrillo delle paludi gigante, quella era una salamandra. Comunque sono molto soddisfatto di questa cattura. Mi dispiace per i bonobi, ma a sto giro non li catturiamo. Fateci sapere nei commenti come nominare anche questo Baryonyx. Inventate ragazzi, è un dinosauro da pesca che si schianta sulle pietre. No, è pure intelligente, cazzo. Ok ragazzi, abbiamo fatto la sella del Baryonyx. Non costa tantissimo, costa solo molta pelle e molta... come si chiama? Pelle e fibre. No, la cheratina è per l'Argentavis, quindi non costa per fortuna tantissimo, però voglio dire è abbastanza rompiscatole da fare. E poi 25 lingotti. Io ho pensato di potenziarlo in salute e melee damage. Ma quanto sei bello. Perché, intanto lo proviamo ragazzi, perché voglio utilizzarlo anche per catturare i dinosauri. Quindi magari può esserci utile far addormentare la gente. E poi sappiate un'altra cosa di questo bellissimo dinosauro, che la carne nel suo inventario ci mette più tempo per rispetto al normale, prima di diventare di merda. Ora vediamo come attacca sto coso. Oh, vai. 250 raw fish meat. Ok. La prime fish meat. Dove la pigli la prime fish meat? Forse devo ammazzare della gente più grossa. C'è un mosasauro. Che dice? Ammazzo un mosasauro? Timato. Ah no, dai salmoni la prende la raw prime fish. Ok. Cazzata, perché ho ucciso un salmone, un Sabertooth Salmon, e non ha preso comunque la raw prime fish. Quindi non ho idea di da dove cazzo la pigli. Forse i pesci che danno la raw prime fish. Scontro tra un piranha e un Baryonyx. Vieni qua, piranha di merda. Vieni qua. Porca di quella... smetti di inseguirmi, stupidi piranha. Dai, ammazzali. Vabbè, li portiamo verso la riva, li massacriamo di brutto. Non so se i piranha diano la raw prime fish. La prime fish. Mi fa figo dire raw prime fish. Cioè, è bello dirlo. Vai, proviamo contro sti piranha. Che cosa mi dà? Però è veramente forte sto coso, ragazzi. Perché addormenta tutti. Forse, no. Sti piranha non si addormenta. Ma che rompi
cazzo che sono. Perché le Mega Neuro ogni tanto attaccano e ogni tanto no? Forse in base al livello neurologico del loro cervello stupido. Come gli gira? Raw Fishmeat, niente, la Prime Fish non riesce a prenderla sto coso. Ma che palle che sei? Dai, ammazza sto coso. Dicono però sulla wiki che è molto utile per prendere la Raw Prime Fish. Però io di Raw Fishmeat Raw Prime Fishmeat non ne vedo. Proviamo ad ammazzare quei dilofosauri, vediamo che come si comporta con loro. Vediamo un po'. Scusi signore. Sì, ti confermo che i dilofosauri mangiano anche pesci. Ok. Ma io non l'ho visto neanche. Non l'ho visto neanche troppo addormentare gente. Siamo sicuri che funzioni sto coso? Siamo sicuri che funziona bene? Mi addormenti un dodo, per favore. Dai, almeno un dodo. Vai. No, me l'ha massacrato in un colpo. Ok. Eppure questo? No. Però deve resistere forse a due o tre attacchi. Ma io non ho. Ok. Ragazzi, devo ancora capirlo questo dinosauro perché è molto bello. Ma non so ancora se funziona esattamente come dovrebbe. In ogni caso, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like, commentate, secondo condividete. Secondo me dobbiamo rimborsarlo perché è taroccato. Secondo me non funziona, ragazzi, quindi lo rimborsiamo. Lasciate un like, commentate e condividete. Se siete arrivati fin qui, scrivete hashtag tutti al bar. Cioè, capito? Bionix con il bar inizia per. Va bene così. No, Mario. Va bene così. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ed ecco l'altro. Eh già, siamo arrivati alla fine anche di questo video di Ark. Vi ricordo, sostenete la serie, sostenete il canale, non ve lo dimenticate perché per noi è fondamentale. Scrivete l'hashtag finale se siete arrivati alla fine del video e proponeteci i nomi dei dinosauri da rinominare nei prossimi episodi, sperando che nessun deficiente di un admin ci. Speriamo che non parlano l'italiano perché sennò mi bannano. E insomma, nessun admin stupido ci cancelli tutti i dinosauri. Detto questo, un saluto sharksiano. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.